Ok, siete pieni da scoppiare. Normalmente non avreste mangiato così tanto, eppure non avreste finito tutto quello che avevate nel piatto del pranzo di Pasqua. Purtroppo il nostro cervello è in grado di ignorare facilmente i segnali che il nostro corpo ci invia per consigliarci di smettere di mangiare, anche quando conosciamo bene le conseguenze di una buffata, ossia bruciore e indigestione. Ma che cos'è l'indigestione? L'indigestione è conosciuta anche come dispepsia funzionale, ossia un disturbo improvviso e transitorio della digestione che implica tutta una serie di sintomi più o meno pesanti a seconda dei casi. È un disturbo molto più comune di quanto si possa pensare e compare soprattutto dopo dei pasti ricchi e abbondanti di cibi difficili da digerire, come fritti, intingoli grassi o soprattutto dopo aver bevuto alcolici in grande quantità. Talvolta questo disturbo può comparire anche a seguito di assunzione di farmaci come i FANS, a seguito di stress, e sicuramente sono esacerbati da abitudini come il fumo di sigaretta. Quali sono i sintomi dell'indigestione? Come si presenta? Dolore e tensione addominale, mal di stomaco che può variare da lieve a intenso, gorgoglii, rigurgito di cibo e di succhi gastrici acidi, bruciore, sensazione di bruciore allo stomaco, nausea e eccessiva salivazione. Molte persone sono in grado di individuare le cause dei propri sintomi e quindi agire di conseguenza, però se è un problema che si presenta con regolarità e persiste nel tempo, è sicuramente necessario consultare il proprio medico. Se si tratta di eventi occasionali, come appunto a Pasqua, i rimedi utili per alleviare i sintomi sono i farmaci antiacido, come per esempio quelli che contengono calcio carbonato e sodio bicarbonato, che sono due sostanze che neutralizzano l'eccesso di acidi gastrici, di succhi gastrici, e di conseguenza il bruciore, la sensazione di dolore allo stomaco, e sodio alginato, un'altra sostanza che a contatto con i succhi gastrici forma una barriera protettiva che galleggia nel contenuto dello stomaco e ne ostacola la risalita all'esofago, alleviando così i sintomi tipici del reflusso gastroesofageo. Per contrastare invece le cause delle indigestioni più frequenti esistono farmaci specifici che valuterà il medico a seconda dei casi e dopo ovviamente i dovuti accertamenti. In ogni caso si può cercare ovviamente di prevenire le indigestioni, soprattutto se già si soffre di acidità di stomaco e se ne soffre frequentemente, prima di tutto apportando delle modifiche nello stile di vita. In particolare masticare lentamente, quando si mangia masticare lentamente, evitare di praticare subito dopo mangiato esercizio fisico intenso pensando di smaltire la buffata. Se necessario, se si è in sovrappeso, cercare di perdere quel peso in più, evitare di coricarsi subito dopo il pasto e tenere comunque la testa sollevata aiutandosi con dei cuscini. Evitare il consumo di eccessivo di alcolici, di caffeina, di bevande gassate, che sono tutte sostanze che non fanno altro che aumentare la produzione di acido e irritare ulteriormente lo stomaco, e sicuramente cercare laddove possibile di tenere sotto controllo lo stress. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.